andiamo a vedere come eseguire la tecnica del, si dice in inglese pinch harmonics, però qua diciamo il fischio. Praticamente dovete far uscire, insieme alla punta del plettro, anche un poco di pelle, ok? Anche un po' di pollice, in questo modo. Guardate, il pollice sta proprio all'inizio della punta del plettro e deve andare leggermente a toccare. E andiamo a tagliarla come se volessimo tagliare in modo perpendicolare la corda. Ed esce questo effetto così. Vedete come taglio io? E la pelle del pollice è vicinissima alla punta, come ho già detto, del plettro. Quindi solo così potete avere questo effetto. Se fate solo plettro, esce questo. Avvicinando il pollice, qui vedete proprio questa posizione qui, avete così proprio, avete l'effetto. Ovviamente, raga, dovete fare molta pratica, dovete provare. Poi, raga, il fischio non vi può uscire sempre uguale, perché dipende dal punto in cui tagli le corde, cambia completamente, guardate. Stesso discorso vale per le corde basse, ok? Il suono sarà completamente diverso, però magari farò un tutorial apposta perché lì riusciranno i fischi alla Zakk Wylde, quindi stiamo proprio a livelli estremi. Se volete il tutorial, fatemelo sapere nei commenti. Ciao ragazzi, alla prossima!